Lei è relatore della maggioranza sul decreto legge per fronteggiare l'emergenza di Ischia dopo la frana, un territorio devastato. Sì, un intervento doveroso e tempestivo da parte del governo, e adesso faremo la nostra parte in Parlamento, perché Ischia merita un impegno serio non soltanto a far fronte all'emergenza, ma anche ad immaginare qualcosa di strutturale che valga per il futuro. Purtroppo in Italia si parla di dissesto idrogeologico solo di fronte a tragedie. I cittadini si chiedono: ma perché, da chi dipende, di chi sono le responsabilità? Beh, è un tema attuale. Dobbiamo tener conto del fatto che 2 miliardi e mezzo, ossia le risorse stanziate dal PNRR qualche tempo fa sul dissesto idrogeologico, sono una cifra che non soddisfa, non sufficiente ad affrontare in maniera organica questa emergenza. Per cui dovremo fare un lavoro serio, rafforzare le autorità di bacino distrettuali e puntare sulla prevenzione e sulla pianificazione. Insomma, un lavoro importante che spetta al Parlamento. Abbiamo un problema di burocrazia. Il ministro Pichetto ha anche spiegato la sua affermazione. Lui è stato vice sindaco, quindi non poteva ritenere di immaginare di riversare tutte le responsabilità sui sindaci. I sindaci vivono anni difficili, senza risorse devono amministrare dei territori. Spiegavamo in audizione che per il controllo del territorio mancano addirittura risorse nei comuni per assumere dei vigili urbani. Allora, o si mette mano ad una riforma seria che consenta ai sindaci di amministrare, oppure è inimmaginabile pensare che per il futuro li si debba considerare la causa di emergenze come questa. Dopodiché è importante che ci sia una riforma di sistema che consenta ai comuni e a tutti gli enti del territorio di prevenire e di fare un'attività seria, appunto, di prevenzione, per evitare di scoprire dopo la tragedia che c'è la necessità di approfondire e distanziare delle risorse.